punti a disposizione sono ancora tanti prima della fine del campionato, ma per il Tornareccio la quota salvezza è un traguardo alla portata. La condizione imprescindibile per la truppa biancazzurra è quella di muovere la classifica per evitare temibili coinvolgimenti nella pericolosa griglia play-out, ancora troppo vicina per ritenersi del tutto al riparo da spiacevoli conseguenze. I ragazzi di Mister Marisi ospitano la San Salvese, che al contrario nutre ancora delle flebili speranze di aggancio alla zona play-off. I biancazzurri ospiti, accomunati agli avversari odierni dai medesimi colori sociali, non sono del tutto padroni del proprio destino, visto che oltre a macinare punti devono sperare in vistosi rallentamenti delle squadre in vetta a causa del gap dei 10 punti di ritardo che pesa come una spada di Damocle sulla disputa effettiva degli spareggi di fine stagione. La squadra di casa inizia la gara con piglio decisamente autoritario, anche se dopo l'iniziale acuto di Guarnieri, azzerato dal provvidenziale intervento di Chinni, c'è spazio anche per una timida replica ospite affidata ai piedi di Madonna, che dal limite spedisce a fil di palo. Si tratta, come detto, di una breve parentesi, visto che il Tornareccio torna a dettare i ritmi e si produce in avanti con una certa continuità. Al nono Fioriti prova lo stacco in area con risultati approssimativi. Sono i preliminari del vantaggio tornarecciano, che arriva al 13° per merito di Ferrante, che manda la sfera alle spalle di Chinni, castigato con un perfido diagonale che si spegne nell'angolo più lontano al culmine di una iniziativa personale dalla destra. I locali insistono in avanti alla ricerca del raddoppio della tranquillità, vanificato per ben due volte da Fioriti, che al 21° calcia in corsa dal vertice d'area ma non inquadra lo specchio della porta e va a ripetersi due minuti dopo al culmine di uno scambio con Herman Carbonetti. Le intenzioni sono buone, non altrettanto la finalizzazione ancora fuori bersaglio. Col passare dei minuti i sansalvesi si fanno coraggio e riescono a guadagnare metri in zona d'attacco, andando a graffiare al 24° con il tentativo di Madonna di poco a lato. Un minuto dopo ci prova anche Cicco Tosto, che impegna per la prima volta di Natale, puntuale per distendersi e abbrancare la difficile stilettata dal vertice d'area del numero 8 ospite. Il Tornareccio si rivede alla mezz'ora con un gran destro di Danilo Costantini, azzerato dalla provvidenziale chiusura di Chinni. Sull'altro versante Natale vince una serie di rimpalli al limite d'area, ma la sua conclusione risulta debole e prevedibile per poter impensierire l'estremo di casa. La frazione si chiude con l'ultima folata offensiva della truppa tornarecciana, che prova a pungere con il pretenzioso pallonetto dalla distanza di Guarnieri, che si alza abbondantemente a fondo campo. Alla ripresa dei giochi il copione varia decisamente, con i ruoli che si capovolgono e con la San Salvese che prende il pallino del gioco, sollecitata evidentemente anche dal risultato avverso che la costringe ad un atteggiamento più propositivo. A nono gli ospiti ci provano su palla inattiva, ma Di Natale è attento e abbranca in scioltezza la conclusione da fermo di Di Santo. Quest'ultimo ci riprova al quarto d'ora, ma stavolta con un tentativo di pallonetto dal limite ampiamente fuori misura. Gli ospiti insistono con la doppia conclusione ravvicinata di Lamberti, respinta distinto da Di Natale, con l'avanzato Papini che interviene sulla corta respinta ma spedisce a fondo campo. Al 22° Lamberti ci riprova con una rovesciata in area, ma la mira non è di quelle che lasciano il segno. Se la San Salvese costruisce tanto ma raccoglie veramente poco o nulla, il Tornareccio è in questa fase più cinico e al primo affondo significativo del secondo atto va all'incasso con Fioriti, il quale porta i suoi al raddoppio della tranquillità, che arriva al 27° con un tocco ravvicinato a porta sguarnita, approfittando dell'uscita dai pali di Chinni, vanamente proteso ad impedire la stoccata del neo entrato Pietro Darchi, il quale si rende invece protagonista dell'assist al bacio per il suo compagno di squadra, che ringrazia. La San Salvese non si arrende e cerca di reagire con l'irruzione aerea di Cicco Tosto, che interviene sul cross dal fondo di Madonna, ma non riesce a centrare lo specchio della porta. I padroni di casa, ormai sazi, sparano gli ultimi colpi della gara con il gran siluro dalla distanza di Danilo Costantini, ma anche per lui lo specchio della porta diventa un miraggio. Poco male, visto che il successo è ormai archiviato, anche se la San Salvese vende cara la pelle fino al triplice fischio, con una serie di iniziative che consentono di salvare l'orgoglio. Dopo la conclusione fallita da Madonna, che prova la battuta al limite di prima intenzione senza apprezzabili risultati, arriva alla rete della bandiera firmata da Cicco Tosto, che a ridosso del secondo palo va a colpire di testa, sfruttando uno spiovente dalla destra di Di Santo. Brividi finali per la squadra di casa, ma l'ultimo tentativo dello stesso Di Santo non riesce a completare la rimonta, grazie anche all'intervento decisivo di Di Natale, e per il Tornareccio arrivano tre punti fondamentali in chiave salvezza. Siamo qui con Paglianonga, direttore sportivo della San Salvese. Allora, per voi oggi è arrivata una sconfitta, però nel finale della partita avete rischiato di chiuderla con un bel pareggio.
Obiettivamente, guardando la partita, il pareggio sarebbe stato tipo un furto, perché hanno giocato meglio, hanno meritato di vincere, hanno giocato, ci hanno messo la verve che serviva per meritarsi 3 punti. E il portiere ha fatto la parata dell'anno, e complimenti al Tornareccio, veramente merita di salvarsi, perché sia in casa contro di noi che oggi hanno meritato. Cioè, dispiace la classifica, il punteggio che hanno in classifica, perché sono una bella squadra, dai, hanno giocato bene, dai. Forse loro hanno avuto un po' più voglia di portarla a casa questa partita rispetto a voi. Obiettivamente sì, l'hanno strameritata, hanno avuto molte più occasioni di noi. Dai, siamo obiettivi, hanno meritato la vittoria. Complimenti, speriamo che le vada bene nel futuro, dai. Come giudica la stagione della vostra squadra finora? Un po' sto male, perché vedendo la partita che abbiamo fatto domenica scorsa, vincendo 1-0 in casa col Perano, perdere oggi senza metterci la cattiveria giusta che serve a queste categorie ci fa un po' male, perché abbiamo lasciato dei punti a cavolo, dai, perché con le squadre davanti a noi, che tipo Rocca Spinalveti, Perano, Castelfrentano, con qualcuno abbiamo vinto, con qualcuno abbiamo pareggiato, abbiamo sempre tenuto testa a quelle davanti a noi. Con quelle dietro abbiamo lasciato almeno 10 punti con quelle dietro di noi. Partite che teoricamente avremmo dovuto vincere, che poi abbiamo lasciato lì. Però. Ecco, diciamo che è una squadra costruita forse per puntare ai playoff, e la stagione non vi ha dato ragione. Non siamo partiti con obiettivi, noi volevamo fare bene, tutti i ragazzi San Zallo, tutti dello stesso paese, non abbiamo soldi da investire, non sappiamo che sono, come fanno squadre sopra noi, che se non investi tot euro non puoi andare avanti. Noi abbiamo pochi soldi, ci cerchiamo solo di divertirci, di fare bene e di far divertire i ragazzi San Zallo specialmente. Ecco, in ultima battuta, cosa si sente dire ai suoi ragazzi per questo finale del campionato? I playoff, arrivare ai playoff è difficile, di limitarsi nel sabato sera più che altro, e non lo so, io a nome di tutta la società speriamo solo che i ragazzi si divertano, è l'unica cosa che conta per noi, poi la vittoria, i risultati vengono da sé, l'importante è che si divertano, poi va bene così. Siamo qui con Sergio Totaro, presidente della US Tornareccio. Per voi oggi è arrivata una bellissima vittoria contro un avversario comunque ostico. Beh, oggi siamo contenti perché la classifica ci fa stare un po' più tranquilli, portiamo avanti il nostro progetto di inizio anno di mandare avanti una cosa paesana con giovani del paese e con la massima tranquillità. Vorremmo raggiungere la salvezza in modo tranquillo, lo stiamo facendo. Inizialmente un po' rimareggiati, infortuni, assenze di altro genere ci hanno un po' condizionato l'inizio della stagione, però adesso dai, stiamo ottenendo risultati migliori, quindi ci prepariamo per questa fine del campionato e vediamo un po' per ripartire, iniziamo a pensare un po' alla ripartenza. Ecco, nella partita odierna i suoi ragazzi probabilmente avevano più voglia di portare a casa il risultato rispetto agli avversari. Beh sì, adesso abbiamo preso un po' di convinzione con gli ultimi risultati, abbiamo visto anche le ultime gare con gli avversari che sono in testa e abbiamo notato che non abbiamo demeritato con nessuno e ce la possiamo giocare con tutti, e in casa abbiamo deciso di non mollare neanche un minuto per portare tutti i risultati a nostro favore, quindi oggi ce l'abbiamo fatta. Negli ultimi minuti siamo un po' stati disattenti, però il risultato alla fine ci ha dato ragione, abbiamo giocato meglio, quindi va benissimo così. Ecco, questi sono 3 punti, diciamo, fondamentali per la salvezza diretta della sua squadra. Beh sì, oggi abbiamo visto un po' il fanalino di coda della classifica, ci ha avvantaggiati un po', ci ha dato qualche punto di vantaggio e quindi, come ho detto prima, ci ha portato un po' più di tranquillità. Adesso cerchiamo di fare ancora qualche punto almeno in casa e ci giochiamo comunque tutte le partite con la massima convinzione di poter fare bene con tutti, perché siamo in grado di farlo, siamo una bella squadra, tutti giovani, tutti del posto e è quello che vogliamo, quindi non molliamo nessun minuto e nessuna partita. In ultima battuta le chiedo, cosa si sente dire ai suoi ragazzi per il termine della stagione? Beh,
tutti questi ragazzi. Forse voglio ripetere che quest'anno, come gli è stato detto dall'inizio, volevamo dare inizio a un qualcosa di diverso, un qualcosa di paesano, un qualcosa di tranquillo, e forse adesso lo stiamo raggiungendo. All'inizio è stato difficile, un concetto un po' diverso da tutto quello che è stato nell'ultimo periodo, a partire dalla società giovane, rinata, rifondata, a un po' tutti gli altri sistemi che nascono intorno a un paese, a una società di calcio. Quindi siamo contenti per quello che sta arrivando. Finiamo questa stagione con la massima grinta e convinzione che ci possiamo dare tanto ancora, e iniziare con già un qualcosa prospettato al futuro. Quindi una rinascita costante nel tempo, e che ci porterà poi alla fine a fare bene nel tempo. Ecco, un'ultima cosa: abbiamo visto il campo di gioco in condizioni veramente dove è impossibile giocare, soprattutto in queste categorie. Vuole fare un appello alle, diciamo, alle autorità paesane? Beh, alle autorità sì, faccio un appello, rinnovo un appello. E quest'anno la rinascita da parte nostra è partita. Speriamo che si sistemerà anche il terreno di gioco, perché dimostriamo a tutti che il pubblico ci segue, e oggi veramente era numeroso, e vedere il terreno di gioco in queste condizioni un po' ci dispiace, pure perché per la nostra tutela ci possono essere gli infortuni e delle cose che comunque nel divertimento e nell'ambito calcistico non devono succedere. Spero che al più presto si darà rimedio al fondo, perché veramente adesso col caldo a maggior ragione si va cioè il terreno comunque è pessimo, quindi bisogna sistemarlo, dai. Penso che ci sono vicini adesso, sono stati fatti degli interventi nell'ultimo periodo per migliorare tutto, però dai, per il prossimo anno siamo fiduciosi che ci aiutino anche in questo.